Ciao Pierpaolo, ciao Elsa. State degustando una mia idea nata, come vedete, in terra del Piave, questa terra che è testimone di tantissime storie, guerre, amori anche, giusto? Chi non conosce il Piave e i suoi sassi? L'idea di costruire i ciottoli è proprio nata camminando, facendo le passeggiate su questi posti meravigliosi. E perché non creare un cioccolatino dalla forma di un sasso? E così, quasi 5 anni fa, sono nati i ciottoli del Piave, i sassi dal cuore morbido. Partono da delle materie prime di altissima qualità, tipo le nocciole oppure il pistacchio, e da lì macinandole, le macino io, e mescolandoli dei cacao pregiati, nascono appunto questi cioccolatini. Siete nel posto migliore per assaporare i miei ciottoli assieme al Reposum, questo vino passito. Il cioccolato fondente ha queste note che esaltano le caratteristiche della frutta rossa contenute nel vino. Sempre per inerenti a quello che è il nostro territorio, la Piave, la signora, ho creato la Piavella. Piavella che è praticamente, utilizzando gli stessi ingredienti che io utilizzo per i ciottoli del Piave, ho creato una crema spalmabile alle nocciole o una crema spalmabile fondente.